Campania Radio Sport. Fuori gara! Come preannunciato, come ogni martedì, pronti a cedere la linea a Roberto Conte e il suo tifoso in cattedra. Ciao Roberto! Buon pomeriggio a tutti e agli ascoltatori di Radio Punto Zero. Roberto, che da vecchio Raffaelita ritrova Rafa Nadal, che vince un torneo a Monte Carlo, il nono della sua carriera, quindi sarai contento per questo. Ho subito specificato se è un Raffaelita tennistico e non calcistico. Intanto sì, non offendiamo, perché come dire, la mia posizione su Benitez è sempre stata abbastanza chiara. Sono, se la vogliamo, come dire, a parte gli scherzi, riepilogare, anche perché ci introduce al discorso su Sarri che facciamo oggi con un ospite molto speciale, ed è una posizione di quelli che è ovvio che per me la bestemmia principale era Mazzarri, e soprattutto un certo atteggiamento di piagnisterio, ma di poco metto in fuori in generale, che poi è quello che lui ha creato quando è anche andato all'Inter. Per cui è stato importantissimo che sia venuto Benitez, che è un allenatore che non aveva bisogno di presentazione, è normale che diventi allenatore su di quell'investimento. Poi purtroppo si è rivelato un allenatore bravo per tanti versi, però con una serie di difetti, soprattutto di caratterialità, che sono quelli che poi sono emersi in un certo modo evidente soprattutto nella seconda stagione. Però è un allenatore che va assolutamente ringraziato, perché è un allenatore che ci ha fatto fare un certo tipo di salto di qualità. E poi l'allenatore che è venuto dopo ha saputo miscelare la grinta della provincia con la visione, diciamo, di gioco e di spettacolo, se lo vogliamo chiamare così, vicino a quella di Benitez. Pure lui ha qualche difetto che ci auguriamo che possa cancellare, penso soprattutto alla turnazione della rosa, ma magari ne parleremo con un ospite che mi fa molto piacere presentare, perché è ormai diventata talmente addentro all'Accademia questa rubrica del tifoso in cattedra che ci arrivano anche le prime segnalazioni. Cioè ci sono tifosi in cattedra che ci dicono: guardate che il vero tifoso della facoltà di ingegneria dell'Università Federico II di Napoli, all'interno del quale sono già intervenuti Edoardo Cosenza e Giorgio Ventre, si chiama il professor Bruno Siciliano. Professore Bruno, benvenuto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Punto Zero e grazie dell'invito, sono qui. Roberto, possiamo dire, proprio per entrare in tema, che forse c'è qualche drone che ci spia? Il professor, i piani di robotica, gli voglio anche fare i complimenti perché con il ministro Lorenzin hanno presentato un progetto importantissimo di chirurgia robotica con l'università proprio recentemente, per cui insomma non ha bisogno di presentazioni. Però chiaramente la curiosità che noi andiamo a inseguire di tutti quanti gli accademici di grande prestigio che sono intervenuti è proprio questo tifo sfegatato azzurro che unisce tutti, dai filosofi agli scienziati, dai magistrati agli avvocati, perché quando c'è la partita del Napoli tutti si trasformano in tifosi. Allora professore, per entrare, come dire, nel vivo, noi abbiamo fatto tranne il nostro caro, diciamo, magnifico purtroppo, come dire, non me ne vorrà, però bello pietoso su questa problematica. Proprio non parlate male di un mio carissimo amico, compagno di scuola, mi raccomando, diciamo, nessuno è perfetto. Però è un gran rettore. Infatti. La prima domanda per tutti è un po' quella che è stata la valutazione di questa stagione. Adesso che siamo alla fine, un primo bilancio si può trarre, perché il primo posto è troppo lontano per poterci sperare ancora. Il terzo posto fortunatamente sembra abbastanza lontano per poter avere paura, soprattutto dopo come si è svolta la partita di Bergamo domenica e quella polveriera che sta diventando la Roma. C'è più soddisfazione per quello che si è comunque fatto, più delusione per quello che non si è fatto? E lei, appunto, che le cose le vede dall'alto, i droni li conosce bene, qual è l'idea che si è fatta di Sarri? Un vate straordinario o un allenatore che ha qualche difetto che deve cancellare per diventare un allenatore di una grande squadra? No, secondo me questa, diciamo, è una stagione assolutamente positiva. A inizio stagione nessuno si sarebbe aspettato di raggiungere questi risultati, per cui il bilancio è senz'altro positivo. Certo, ci abbiamo sperato, nel senso che a un certo punto sembrava veramente che il sogno si potesse accarezzare. Poi, diciamo, in definitiva, io credo che Sarri abbia avuto un grande merito, cioè quello di tenere la squadra. Cioè il Napoli quest'anno è stato squadra e il gioco è stato lo specchio della coesione che è riuscito a raggiungere tra protagonisti, cioè campioni di assoluto livello tipo Higuaín, Vidal, Pitita, e anche
cioè, tutti coloro che poi hanno anche accettato un ruolo di coprotagonisti, cioè in panchina, nel senso l'abbraccio a Udine tra Gabbiadini e Higuaín è stato simbolo del fatto che Gabbiadini, che è un signor giocatore, un professore giocatore, comunque abbia poi, diciamo, accettato questo ruolo di comprimario. Forse io avrei cercato, chiaramente era giusto puntare, cioè sognare in grande, no? Insomma, però probabilmente diciamo a livello proprio di tensione mentale, forse abbiamo un po' presto abbandonato la possibilità di andare avanti in Europa League e anche la stessa Coppa Italia, nel senso che chiaramente in quel periodo il Napoli, diciamo, prima della sciagurata deviazione sul tiro di Zazza a Torino, era, diciamo, in piena corsa. E, però, diciamo, i giocatori che poi hanno in qualche modo sono impegnati, le cosiddette riserve, cioè i non titolarissimi, comunque sono giocatori di primo livello, e probabilmente con una gestione migliore del turnover e non abdicando alle altre competizioni si poteva comunque diciamo condire la stagione con un secondo posto e magari andando più avanti in Europa League. Cioè questa squadra è sicuramente migliore di quella che poi, diciamo, l'anno scorso è riuscita, diciamo, immeritatamente arrivare, diciamo, a essere poi eliminata nelle semifinali di Europa League e comunque in Coppa Italia ha avuto, diciamo, la partita della Lazio l'anno scorso fu, diciamo, assolutamente un furto che subimmo. E quindi da questo punto di vista io, diciamo, penso che questo sia, diciamo, buttare le basi mi auguro che il contratto verrà rinnovato e che Sarri possa essere allenatore del Napoli per un periodo lungo. Ovviamente questo, diciamo, è stato detto, secondo me c'è anche un problema di società e di management, nel senso che... Ecco, professore, per darle un assist su questo, in modo che scansioniamo gli argomenti, è verissimo che c'è questo rimpianto, l'abbiamo patito soprattutto vedendo Villarreal e Sparta Praga a giocare insieme, quindi una delle due squadre che il Napoli aveva affrontato entrambe, maramaldeggiando con lo Sparta Praga all'andata e al ritorno e perdendo, a proposito, lo sciagurato gol di Zanza e della deviazione, è stato sciagurato anche l'intervento di Aldifiori che ha portato quella punizione che poi ha un po' cambiato l'andamento della qualificazione, che poi una squadra rognosa in casa di Villarreal partire da 0-1, quindi il rimpianto c'è, però in questo rimpianto, in questa ridistribuzione di responsabilità che lei stava per iniziare a fare, il Napoli è stata l'unica squadra a gennaio che non ha usufruito la possibilità di inserire fino a 3 nuovi elementi nella rosa dell'Europa League. È stato clamoroso, su 32 squadre soltanto il Napoli non ha cambiato nulla. Abbiamo preso Grassi e Regini che Sarri non ha ritenuto idonei neanche a entrare, diciamo, nella rosa soltanto dell'Europa League. Allora c'è più colpa in chi gestisce questa squadra, ecco, in maniera un po' poco duttile, o la colpa è esattamente quella che è venuta dal mercato, cioè un mercato decisamente povero rispetto a quello che ci si poteva aspettare, e da questo punto di vista l'integralismo di Sarri diventa forse l'alibi migliore per un presidente che sicuramente non è votato a spesi folli. Ma infatti io, diciamo, ho pensato proprio questo, nel senso che è un problema di alzare l'asticella. È chiaro che questa ovviamente alla partenza è comunque una stagione positiva per il management della società, e quindi chiaramente, diciamo, De Laurentiis e il suo staff possono essere, diciamo, contenti, però, diciamo, se probabilmente, cioè, se, supponiamo che fosse arrivato lo scudetto, a questo punto, cioè, si alzava l'asticella, io non sono, diciamo, ho la sensazione che non ci abbiano creduto prima, cioè prima lo stesso De Laurentiis non ci abbia creduto allo scudetto, nel senso che, anche perché nei momenti topici bisogna compattare, nel senso bisogna essere vicini alla società, tutto sommato non si può passare dal criticare, giustamente, per carità, una campagna mediatica che c'è stato per come dire, destabilizzare il Napoli, Higuaín e così via, e poi la settimana dopo essere silente oppure, diciamo, restare una settimana in vacanza in più, diciamo, dopo Pasqua e non stare vicino alla squadra. Queste sono cose che, diciamo, io da tifoso partenopeo nutro, diciamo, una certa, come posso anche dire, un odio sportivo nei confronti della Juventus. Però bisogna anche ammettere che, per quanto possono essere antipatici, per quanto riescono a controllare il sistema, per quanto riescono a influenzare e così via, sono sempre molto, diciamo, presenti. E questo, secondo me, è forse il salto di qualità che dovrebbe fare la società per puntare in grande. Qualcuno ha detto che
con questi giocatori, con questa rosa e comunque con una società con un bilancio sano si possano, diciamo, potrebbe veramente cominciare un ciclo. Però io non sono, cioè da tifoso non sono certo che ci sia questa volontà a livello dell'impianto societario. E parlavamo anche il fatto, parlavamo anche utilizzo della tecnologia, dei droni e così via. Ora, diciamo, bisognerebbe, come dire, impostare un discorso di crescita a tutti i livelli. Sarri secondo me è molto versatile da questo punto di vista, e tra l'altro anche coloro che lavorano, del suo staff, almeno mi risulta che siano persone competenti e veramente appassionati di calcio. E allora a questo punto, se vogliamo fare un salto, non è solo il fatto di comprare giocatori oppure di fare il mercato giusto, perché in fondo tutto sommato la stessa Roma, al di là del fatto del cambio allenatore, però ha preso anche due fiori di giocatori, quindi è chiaro che il salto di qualità l'ha fatto, no? Nel giro di ritorno, perché i due acquisti che ha fatto, però Pia e Sharawi, hanno reso alla grande. Però in qualche modo perché, se hai preso Grassi e Reggini, non li metti, come diceva lei, se non li metti neanche in rosa per l'Europa League, chiaramente tu non sapevi se poi vai avanti o meno in Europa League. A quel punto che tipo di investimento hai fatto? Allora, tutto sommato, è ovvio che a bocce ferme noi dobbiamo blindare il secondo posto stasera, e dobbiamo crederci del fatto che gli introiti della Champions, 30, 40, 50 milioni, quanto saranno, ci faranno fare un salto di qualità. Però a questo punto bisogna, secondo me, investire su tutto l'impianto. Io penso che i due anni precedenti con Benitez ci abbiano fatto fare un salto di mentalità a livello internazionale, proprio di credibilità, no? che siamo cresciuti. Però forse probabilmente non ho visto un cambio di rotta, di struttura, di impianto societario. E ovviamente anche tutta la querela dello stadio, il fatto della gestione degli abbonamenti, dei servizi e così via. Cioè, in questo siamo ancora una società abbastanza provinciale. Poi ovviamente amo Michele che il professore ha veramente sorvolato quelli che sono veri problemi del Napoli. Ne abbiamo parlato in maniera diffusa. I tempi radiofonici sono stretti, però abbiamo toccato dei punti interessantissimi. La mia ultima, prima di lasciare il saluto a Michele, ovviamente lei ha toccato il tema del drone, e poi uno di quei temi che si presta poi anche all'ironia, se vogliamo, quando le cose poi magari non vanno bene. Invece Brocchi è stata la prima rivoluzione che ha portato a Milano. Allora, veramente, quali sono i benefici di una rivisitazione del lavoro in campo attraverso questa tecnologia, e soprattutto se quanto è stato importante il drone per aver messo a posto una difesa che sembrava facessi acqua da tutti i posti, da tutte le parti, tanto che qualcuno ora pensa che si sia rotto il dono, perché siamo tornati a avere un po' di problemi. Perché le distanze non sono più quelle giuste, no? Le due azioni che fanno portare, io ero a Milano, ero a San Siro sabato sera, ovviamente, perché come al solito riesco a coniugare gli impegni di lavoro con quelli calcistici. E si è visto proprio là, le due azioni sono state una fotocopia dell'altra, nel senso non i movimenti giusti, le distanze giuste tra il centrale e chi deve poi di chiudere. Strinchen ha cercato il secondo gol di chiudere al centro, lasciando una strada ovviamente a Brozovic, no? Per cui cosa può fare la tecnologia? Ora è chiaro che se io col drone registro le immagini e poi le vedo in sala video, è ovvio che posso pensare di fare correzioni, e Sarri e il suo staff sono molto bravi a fare questo. Però probabilmente la tecnologia potrebbe essere anche utilizzata durante la settimana per delle sessioni di allenamento in cui in tempo reale il tattico, piuttosto solo che registrare, utilizzarlo come mezzo per correggere in tempo reale quelli che sono i movimenti e la linea della difesa. Alcune società, per esempio, usano con il localizzatore, con il GPS, per vedere la posizione dei giocatori e registrare tutti i dati. Però secondo me, da un punto di vista tecnologico, sarebbe possibile, la tecnologia già lo consente, in tempo reale di andare a fare le correzioni e non di vederlo dopo in sessione video, nel senso di questo è un po' come la moviola in campo, avere un allenatore in regia,
e quindi potrebbe poi movimentare in campo quello che lui dice. Infatti. La regia potrebbe essere mobile a bordo campo, sarebbe quantomeno interessante. Michele? Roberto, veramente mi hai bruciato la domanda, perché questo è quello che volevo chiedere al professore, i benefici proprio del drone, perché poi qualcuno continua tra l'altro a fare ironia, invece io credo che proprio la visuale che può offrire il drone sia una visuale unica, che nessuna struttura proprio fisica può dare, perché c'è proprio questa visuale dall'alto schiacciata che veramente fa sembrare il campo una lavagnetta. Esattamente, cioè il calcio moderno è questo, nel senso che sono i movimenti al di là, e poi ovviamente ci può essere, diciamo, un giocatore appunto che fa un movimento sbagliato e così via. Allora questo bisogna correggere. È chiaro che è questo che è mancato nelle ultime partite, anche gli episodi dei due rigori di Udine. Ovviamente sciagurati, perché una squadra che sta prima in classifica, cioè prima di ogni classifica, subisce due gol in 10 minuti, con un secondo è molto dubbio, c'è da discutere, però insomma, senza voler fare il vittimismo, però diciamo le distanze, i movimenti, cioè nel momento in cui l'asse di sinistra a Udine si vedeva che non funzionava, era anche diciamo perché il triangolo Insigne, Amsic e Gulam non avevano le distanze giuste, e Koulibaly sulla sinistra diciamo non riusciva ad accorciare per chiudere, insomma, Widmer sembrava il terzino del Brasile, insomma. Appunto. Una cosa diciamo incredibile a quello che abbiamo assistito. Però ecco, ripeto, cioè, non bisogna essere, cioè, secondo me, sia a livello di squadra sia a livello di singoli, io ho visto che diciamo, la cosa bella di quest'anno del Napoli è che i giocatori e il tecnico hanno dato tutto, nel senso che nessuno si è tirato indietro, e io insomma da tifoso e da appassionato mi sono divertito, nel senso che anche quelle partite in cui siamo stati sfortunati, che abbiamo le 2-3 partite che abbiamo pareggiato in casa e il Napoli non era di vincere, e globalmente anche in partite sfortunate gli ultimi, poi ovviamente è fatta di episodi, perché io sono convinto che se Gabriel non fa quella papera a Udine, pur essendo i 2 rigori, noi se no tempo la partita la vinciamo, insomma. Per cui chiaramente purtroppo una stagione è fatta di episodi, però ecco, insomma, secondo me ci sono le basi, sia a livello diciamo dello staff tecnico, sia a livello dei giocatori, per costruire una grande squadra. E poi bisogna vedere se c'è, io resto un attimo dubbioso sul fatto che ci sia una volontà reale di alzare l'asticella, ecco, insomma, io su questo diciamo ho sempre avuto questo dubbio ci terrorizza profondamente, anche se, come dire, fa parte anche dei nostri dubbi. Devo ringraziare il professore siciliano, voglio dire che noi giornalisti abbiamo l'obbligo di protezione delle fonti, però quando lui ha detto sano odio sportivo che contro la Juventus, io stavo sorridendo, perché so di una passione più forte di questo estremismo, però glielo lasciamo passare. Io posso dire di aver fatto una proclamazione di una sua laurea. Io nel 2012 ero allo stadium con i miei 2 figli tifosi e il mio nipote bastardo, perché purtroppo diciamo ho un nipote fuori cazzo, diciamo, che non è stato seguito adeguatamente da mia sorella, e sono inciampato nel cordolo di un parcheggio entrando allo stadium, per cui praticamente invece di andare a vedere la partita con i miei 2 figli e mio nipote sono finito in ospedale e per una sensazione di vomito, pensavo di avere un braccio rotto, per cui ho avuto il braccio ingessato, e al ritorno a Napoli diciamo i miei figli con il font tipico da ultras hanno scritto diciamo UM.A e io ho fatto la proclamazione di seduta di laurea in cui ho fatto una lezione col braccio al collo e con questa scritta diciamo abbastanza nera, e di questa è una delle cose di cui io come diciamo docente della Federica II ne vado più orgoglioso. Una medaglia al valore. Grazie. Professore, noi la ringraziamo tantissimo, buon lavoro e forza Napoli. Sempre e soltanto e comunque. Un abbraccio a tutti. Grazie a Bruno Siciliano. Bel personaggio, Roberto, ancora un bel personaggio, ma direi veramente questa
facoltà di ingegneria, cioè... questo che quello che non ha il Napoli a livello dirigenziale, il nostro scouting del tifoso accademico ce l'ha, perché noi abbiamo 2-3 assessori al tifoso accademico piazzati in maniera strategica, per cui onestamente dalla filosofia alla Cassazione, dalla facoltà di ingegneria agli scienziati, alle sorprese che abbiamo fatto in questi mesi, abbiamo fatto tantissimo, tanto che dovremo assolutamente poi fare qualche celebrazione finale. Certo, chissà se certo. Il professor Siciliano mi dà l'idea che posso anche giocare a calcio. Sì. sperando che non si poi non rompa qualcuno qualche braccio, chissà che possa succedere, però veramente li voglio vedere poi tutti in campo, almeno in un campo figurato, tutti insieme, perché è stata una stagione molto bella che ci hanno accompagnato. Oggi peraltro è la prima volta che un tifoso accademico interviene con una partita a poche ore, speriamo che porti bene. Mi hai rubato la domanda, ho pensato al grande petisso che si chiama Bruno, anche lui. Mi hai rubato la idea. Speriamo che Donatoni faccia il bravo, che non c'è dubbi, perché stasera è una partita fondamentale. Per andare a Roma serenamente, spero che questa sera, tu lo sai, io insomma ho un debole, visto che è il momento del tifoso, lo confesso, ma è noto, speriamo che sia veramente la partita di Mertens, che una volta tanto che gioca dall'inizio dimostri che quello che tutti pensiamo potenzialmente di lui sia una cosa reale, perché non sempre l'ha fatto. A martedì prossimo, Roberto. Buon pomeriggio.